Il 28 aprile 1960 un DC-4 statunitense appartenente alla CIA portò Ray fuori dal suo paese, salvandolo dal linciaggio. La prima Repubblica di Corea si era così conclusa. Presto Yoon Bo-seon sarebbe stato eletto presidente della Repubblica, ma già aleggiava l'ombra di Park Chung-dae, nuovo uomo degli Stati Uniti in Corea. Nato da San nel 1897, nel Chungcheongnyam-do, Yoon Po-seon, conosciuto in Occidente come Yoon Bo-seon, era nipote dell'attivista e politico Yoon Chil-yo, che si batté per l'indipendenza della Corea. Si laureò all'Università di Edimburgo nel 1930 e tornò in Corea nel 1932. Yoon entrò in politica nel 1945, dopo lo sbarco degli statunitensi. Il suo mentore fu Syngman Rhee, futuro primo presidente della Corea del Sud. Nel 1948, Rhee nominò Yoon sindaco di Seoul, mentre un anno dopo fu nominato ministro del commercio e dell'industria. Tuttavia, Yoon cominciò presto a non essere d'accordo con le politiche autoritarie di Rhee. Mentre prestava servizio come presidente della Società della Croce Rossa, fu eletto all'Assemblea nazionale nel 1954. Un anno dopo, fu cofondatore del partito d'opposizione Partito Democratico. Il 26 aprile 1960, in seguito alla rivoluzione del 19 aprile, il vecchio dittatore Syngman Rhee si dimise, fuggendo 2 giorni dopo con un DC-4 statunitense appartenente alla CIA, mentre il suo delfino Yi Ji-bung, l'uomo che l'avrebbe dovuto sostituire dopo la morte, preferì morire con tutta la sua famiglia in un tragico e grottesco suicidio collettivo. La prima Repubblica di Corea si era così conclusa, mentre la seconda passò da presidenziale a parlamentare. Eugeong, ex ministro degli esteri di Rhee, si ritrovò a capo di un governo provvisorio, mentre il 29 giugno il Partito Democratico trionfò alle elezioni parlamentari. Le elezioni presidenziali del 12 agosto 1960 videro come vincitore Yoon Bo-seon, che divenne secondo presidente della Corea del Sud. La Costituzione riveduta aveva imposto che la Seconda Repubblica prendesse la forma di un sistema di gabinetto parlamentare dove il presidente assumeva solo un ruolo nominale. Il leader del Partito Democratico Chang Myon, il vicepresidente che si era dimesso in seguito alla discutibile vittoria di Syngman Rhee delle elezioni del marzo dello stesso anno, fu nominato da Yoon presidente del Consiglio il 18 agosto. Passati i primi entusiasmi per la caduta di Syngman Rhee, la Seconda Repubblica di Corea vide riaffiorare le storiche tare difficilmente cancellabili con un colpo di spugna. Il nuovo governo fallì nel ripulire il paese degli uomini maggiormente compromessi con il vecchio regime, mentre le rivalità interne, ora favorite da una maggior libertà d'espressione, impedivano di fatto all'esecutivo di governare. L'intoccabilità di alcuni personaggi rendevano la democrazia sudcoreana un sistema perverso risultante nell'immobilismo più assoluto per via di veti incrociati. I due provvedimenti più significativi risultarono tra i meno avveduti: la svalutazione della moneta aggravò l'inflazione, mentre il licenziamento di migliaia di poliziotti in servizio durante il vecchio regime diedero l'impressione di una giustizia parziale, visto che a pagare furono solo i pesci piccoli, provocando una forte destabilizzazione dell'ordine interno. Tra il 1960 e il 1961 gran parte del popolo sudcoreano, in particolar modo gli studenti e il gran numero di poveri, cominciò a guardare con interesse ai successi economici della Corea del Nord, ormai vista dai cittadini del Sud il paradiso dei lavoratori. Il rischio di una svolta a sinistra era concreto e gli Stati Uniti non potevano permetterselo, la CIA doveva trovare a tutti i costi un sostituto di Syngman Rhee. L'esercito sudcoreano era ben potente, uno dei più grandi al mondo, e dunque ago della bilancia del paese. Ed è nell'esercito che gli USA trovarono il loro nuovo uomo, il generale Park Chung-hae. Park Chung-hui, conosciuto in Occidente come Park Chung-hae, nacque il 14 novembre 1917 a Gumi, nel nord del Gyeongsang in Corea, durante l'occupazione giapponese. Figlio di Park Dong-bin e Baek Nam-hui, era il più giovane di 5 fratelli e 2 sorelle di una povera famiglia appartenente alla classe sociale dei Yangban, ex proprietari terrieri. Estremamente intelligente, egoista e ambizioso, Park fin dalla sua adolescenza ebbe come eroe Napoleone Bonaparte e spesso esprimeva molto disgusto per essere cresciuto nella campagna povera e arretrata della Corea, un posto che non era adatto a qualcuno come lui. Park vinse nel 1931 l'ammissione ad una scuola per la formazione di insegnanti a Daegu e, dopo essersi diplomato nel 1937, lavorò come insegnante di scuola elementare a Mugyeong fino al compimento dei suoi 23 anni, quando partì per la Manciuria. Le biografie ufficiali editate durante il suo regime si concentrarono sugli atteggiamenti antinipponici di Park Chung-hae.
In particolar modo, esse si soffermavano sul suo rifiuto di sottoporsi al taglio di capelli quando era insegnante, il quale sarebbe stata la causa della sua fuga in Manciuria. Tuttavia, questa storia non spiega i provvedimenti correttivi da lui varati tanti anni dopo contro i giovani cappelloni coreani. In realtà il futuro presidente ebbe dei trascorsi inquietanti. Da sempre descritto come filo-giapponese, si diplomò in Manciuria nella locale Accademia Militare, l'Accademia dell'Esercito Imperiale del Manciukuo, uno stato fantoccio filo-giapponese corrispondente alle attuali regioni del nord-est della Cina e della Mongolia interna, a capo del quale governò dal 1931 al 1945 Puyi, l'ultimo imperatore cinese della dinastia Qing, frequentando addirittura la scuola di guerra giapponese, un privilegio concesso ai nipponici solo a quei coreani rinnegati che avessero dimostrato totale dedizione agli oppressori. Con i nomi di Okamoto Minoru e Masao Tagaki prese probabilmente parte addirittura alle repressioni contro i propri connazionali, ma intanto tesseva una rete di amicizie, alcune tutt'altro che trasparenti, con gli invasori che gli sarebbero tornate utili 20 anni dopo. Il poco gratificante nomignolo di ultimo governatore giapponese della Corea che gli veniva affibbiato, perciò non era fuori luogo. Tornato in Corea dopo la sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, Park si iscrisse all'Accademia Militare di Corea. Si diplomò nel 1946 assieme all'amico Kim Jae-jiu, futuro direttore dei servizi segreti sudcoreani, sarà un uomo che avrà un ruolo fondamentale per Park, come vedremo in seguito, e diventò ufficiale dell'esercito sotto il governo militare degli Stati Uniti in Corea del Sud. Nel novembre 1948 il presidente Syngman Rhee fece arrestare Park con l'accusa, non si sa quanto veritiera, di aver guidato una cellula comunista nel corpo di polizia coreano. Condannato a morte dal tribunale militare, venne poi graziato grazie al sostegno ricevuto da ufficiali di alto rango. Altre fonti collegano la grazia ricevuta alla collaborazione offerta da Park alle autorità nella denuncia dei suoi compagni comunisti. Espulso dall'esercito senza onori, ne verrà poi reintegrato durante la guerra di Corea, ottenendo la carica di maggiore, tenente colonnello nel settembre 1950, anno del suo matrimonio con Yoo Kyung-soo, e colonnello nell'aprile 1951. Il 2 febbraio 1952 sua moglie Yoo Kyung-soo darà alla luce la loro prima figlia Park Jeong-nye, futura presidente della Corea del Sud. Nel 1953, dopo la firma dell'armistizio di Panmunjeom, Park venne scelto per un addestramento di 6 mesi presso Fort Sill, una base dell'esercito degli Stati Uniti in Oklahoma. Di ritorno in Corea, scalò rapidamente la gerarchia militare. Nel 1958 venne promosso maggior generale e nel 1960 capo di Stato Maggiore dell'Esercito della Corea del Sud e vice comandante della Seconda Armata, diventando una delle più potenti e influenti figure militari. Il 16 maggio 1961 Park Chung-hee operò con l'aiuto della CIA statunitense un colpo di Stato, la cui mente sarebbe stato il futuro primo ministro Kim Jong-pil, destituendo il legittimo esecutivo e instaurando un governo militare chiamato Consiglio Supremo per la Ricostruzione Nazionale, Kukka Chaegonchi e Goyui. Stroncato il tentativo controrivoluzionario di un'altra frangia dell'esercito, nell'aprile del 1962 fece promulgare, col pretesto di combattere la corruzione, una legge che vietava praticamente ogni attività politica e il presidente della Repubblica Yoon Bo-seon, lasciato alla presidenza per dare al nuovo regime un'aria di legittimità, si dimise per protesta. Attraverso un referendum, il 17 dicembre 1962, Park riuscì a fare approvare una nuova costituzione che prevedeva una repubblica presidenziale e un parlamento monocamerale e subito dopo annunciava, smentendo quanto lui stesso aveva affermato in precedenza, di candidarsi al presidente della repubblica. L'annuncio parve una provocazione, visto che solo ad aprile aveva vietato ogni attività politica, rimanendo il solo candidato alle elezioni presidenziali. Accortosi dell'enormità della propria gaffe, Park cercò di rimediare nel 1963, fondando il Partito Repubblicano Democratico, Minju Kongbodang, e riammettendo alla vita politica i suoi avversari che subito si organizzarono in due formazioni principali, il Partito della Politica del Popolo, Minjongdang, e il Partito Democratico, Minjudang. Le elezioni presidenziali del 15 ottobre 1963 videro Park vincere per un soffio contro l'ex presidente Yoon. Nacque così la Terza Repubblica di Corea. Sistemata per il momento la questione della legittimità, Park Chung-hee cominciò a governare. A differenza di Syngman Rhee, votato solo alla difesa del proprio potere personale, Park decise di adoperarsi per migliorare l'economia del paese, un paese poverissimo e con scarse prospettive.
Probabilmente la spinta a migliorare l'economia nazionale provenne dagli Stati Uniti, i quali temevano che la povertà potesse risultare un fattore destabilizzante in un'area strategicamente importantissima. Sicuramente la realtà di un paese socialista come la Corea del Nord più avanzato e ricco di una democrazia di stile occidentale come la Corea del Sud era un paradosso clamoroso e imbarazzante per gli zeloti del liberismo, a partire proprio da Washington, che tanto avevano pontificato, tuonato e combattuto contro i mali del demone rosso. Sicuramente Park si rese conto che sola e minata da una forte conflittualità interna difficilmente la Corea del Sud sarebbe riuscita a tirarsi fuori dalla sua condizione di paese del terzo mondo. Il problema della conflittualità l'aveva risolto con il colpo di Stato e il governo autoritario, il problema economico lo avrebbe risolto ricreando un regime coloniale in un paese libero, ossia aprendo indiscriminatamente le porte degli investitori stranieri, che inevitabilmente sarebbero stati attratti dalla manodopera a basso costo fornita dai lavoratori locali. Convincere gli imprenditori USA non fu difficile, in fondo egli si trovava nel posto che occupava per merito della CIA. Ora doveva convincere la potenza industriale più vicina, ma anche la più odiata dai coreani, ossia il Giappone. Fin dalla sua fondazione la Corea del Sud non aveva relazioni con il Giappone, così, fra le proteste generali che lo indicavano come traditore, nel 1965 Park Chung-hae ristabilì le relazioni diplomatiche amichevoli con l'ingombrante vicino, spianando la strada ai grossi gruppi industriali nipponici. Tra i critici dell'azione di Park c'era Yoon Bo-seon, suo predecessore alla carica presidenziale, che per questo sarà condannato diverse volte con l'accusa di attività antigovernative. Il trattato, conosciuto come Anil Kibon-Chuyak, trattato di base per le relazioni tra la Repubblica di Corea e il Giappone, firmato il 22 giugno 1965, annullava tutti i trattati stipulati tra Corea e Giappone prima del 1910, l'anno d'inizio della colonizzazione. Il trattato prevedeva, oltre all'inizio di nuove relazioni diplomatiche tra i due paesi, una serie di investimenti, prestiti agevolati e cooperazioni nell'ambito industriale, oltre a un compenso riparatorio forfettario di cui avrebbero dovuto beneficiare anche i coreani o le loro famiglie, che avevano servito sotto l'esercito imperiale. Questi fondi, però, vennero utilizzati quasi interamente da Park Chung-hae per finanziare le acciaierie di Pohang e la costruzione di nuove infrastrutture come l'autostrada Seoul-Busan. I cittadini sudcoreani aventi il diritto al compenso erano più di 1 milione, ma coloro che ricevettero tale somma, per l'altro misera, furono solo, a metà degli anni 70, i familiari di 8.552 operai morti sul posto di lavoro forzato in seguito alla trasformazione in un enorme campo di lavoro forzato del paese. Le prove dell'infamia, rese note negli anni 2000, fecero inferocire talmente tanto l'opinione pubblica che si aprirono azioni legali ai danni dello stesso governo della Corea del Sud. Comunque sia, il trattato, facilitato dal passato filo-giapponese di Park e dalla rete di amicizie che all'epoca aveva tessuto con gli invasori, gli costarono il nomignolo di ultimo governatore giapponese della Corea. Il boom economico degli anni 70-80 partì dalla riappacificazione tra i due stati asiatici e dai capitali giapponesi investiti a seguito di tale episodio. Un altro atto che portò a Park molte simpatie fu l'invio di truppe sudcoreane in Vietnam in appoggio agli Stati Uniti, nell'omonima guerra, una macchia per un popolo che ancora proclama con orgoglio di non aver mai compiuto una guerra di aggressione in tutta la propria storia. Tra il 1965 e il 1972 sarebbero stati inviati nel sud-est asiatico oltre 300.000 soldati che avrebbero pagato un tributo di sangue non indifferente, ma che avrebbero commesso anche delle atrocità inaudite nei confronti della popolazione locale. Con l'impegno militare la Corea del Sud ripagava il debito contratto con gli Stati Uniti durante la guerra di Corea e nel contempo rafforzava i legami, anche economici, con lo storico alleato. L'economia cominciò a decollare, con un netto aumento dell'occupazione, così, sulla base di tali risultati, Park riuscì nel 1967 a vincere nuovamente le elezioni presidenziali con un discreto distacco dal predecessore Yoon Bo-seon, ma, come era successo per Syngman Rhee, la Costituzione non prevedeva un terzo mandato. Come il primo dittatore fece a suo tempo, Park riuscì nel settembre del 1969 a far modificare l'articolo costituzionale che prevedeva la limitazione dei mandati presidenziali, nonostante le proteste non solo dell'opposizione, ma anche di una frangia del suo schieramento. Il voto parlamentare che permise ciò fu ottenuto con un incredibile sotterfugio, mentre i parlamentari dell'opposizione attendevano nei loro seggi la votazione, quelli favorevoli a Park votavano in una sala attigua. Per dare maggiore legittimità all'emendamento, esso fu ratificato con un referendum popolare, sul quale tuttavia aleggiarono pesanti sospetti di brogli.
Il 13 novembre 1970 l'operaio tessile Chon Tae-il, 23 anni all'anagrafe e 23.000 won, circa 18 euro, mensili in busta paga, si uccise a Seul dandosi fuoco con il testo della legge sul lavoro durante una dimostrazione di protesta contro le disumane condizioni dei lavoratori sudcoreani, diventando un martire e un simbolo, un episodio indimenticabile nella storia del diritto del lavoro della Corea del Sud. Questo fu il prezzo del progresso sudcoreano, una politica del lavoro al limite dello schiavismo, dove la vita dei lavoratori era più che grama, con turni massacranti e modestissime retribuzioni. Alle elezioni presidenziali del 1971 l'opposizione si coalizzò contro Park attorno al Partito della Nuova Democrazia, Sinmindang, con il risultato che Park Chung-hae risultò vincitore soltanto con uno strettissimo margine dal candidato dell'opposizione e futuro presidente e premio Nobel, Kim Dae-jung. Convinto di essere il salvatore della patria, Park non riuscì ad accettare il forte dissenso espresso dall'elettorato e, nonostante i sospetti dei brogli nei confronti dell'oppositore, paradossalmente fu proprio Park ad accusare Kim Dae-jung di brogli elettorali, facendolo imprigionare. Ossessionato dall'opposizione, presente ormai anche nel suo stesso partito, il terzo presidente della Corea del Sud passò da un forte autoritarismo a una sanguinaria dittatura nemmeno troppo celata. Grazie alla legge per la difesa nazionale, Kukapoibop, del dicembre 1971, Park assunse poteri assoluti e dopo aver illuso il popolo dell'intera Corea, fingendo delle aperture verso la Corea del Nord, stravolse la Costituzione, proclamando il 27 ottobre 1972 l'era dello Yushin, ovvero rinnovamento, lo stesso termine usato dai giapponesi al tempo della restaurazione Meiji, che praticamente equivaleva a un perenne stato di legge marziale. Il 21 novembre dello stesso anno un referendum condotto all'insegna dell'intimidazione consacrò la nuova costituzione Yushin. Fu il secondo colpo di stato attuato da Park Chung-hae, questa volta nelle vesti di presidente della Repubblica, a decretare la nascita della Quarta Repubblica di Corea. La nuova costituzione prevedeva che il mandato presidenziale passasse dai 4 agli 8 anni con la possibilità di essere allungato all'infinito, inoltre il presidente ora aveva la facoltà di nominare direttamente un terzo dei parlamentari, mentre egli stesso sarebbe stato eletto da membri di un Consiglio Nazionale per la Riunificazione, Tongji Il-kuchi e Kun Min-hui, creato per l'occasione e formato interamente da uomini di fiducia del dittatore. In questi anni la Corea del Nord fu accusata da Park, l'uomo che in teoria stava lavorando per la riunificazione del paese, di azioni ostili come l'infiltrazione di unità armate, la più clamorosa delle quali sarebbe stata quella che portò all'attacco del palazzo presidenziale di Seul da parte di un comando di 30 uomini. In realtà non fu mostrata mai nessuna prova a favore delle tesi di Park, solo uomini a terra dichiarati comunisti abbattuti in azione dalle TV sudcoreane. Ecco come il poeta nordcoreano Chio Sung-kwan stigmatizzò la svolta in Corea del Sud con un componimento intitolato Chojo, maledizione. Fiori non sbocciate. Uccelli non cantate. Prima che la terra svanisca per sempre l'ombra dello Yushin, che come pazzo riceve il sangue del popolo, a fiumi. Prima di dare la morte a te, farabutto, 100 e 1000 volte. Oh, inestinguibile rabbia. Oh, eterna maledizione. In Corea del Sud ebbe inizio un vero e proprio periodo del terrore, non che prima Park avesse governato con mano leggera, ma la reazione del dittatore dopo il 1971 fu selvaggia, quasi egli si fosse sentito tradito da un intero popolo. Park aveva messo in pratica ciò che alcuni osservatori hanno chiamato necropolitica, tra gli applausi dell'Occidente. Da scherano dei giapponesi, qual era stato completamente prostituito agli USA, Park aveva prostituito anche l'intero paese, replicando in Corea del Sud lo stesso sistema di sfruttamento attuato dai nipponici nello stato fantoccio del Manciukuo sotto le direttive di Kishinobu Suke, delegato allo sviluppo economico e nonno materno dell'attuale premier giapponese Shinzo Abe. Il paese era diventato un immenso campo di lavoro forzato, dove il dittatore esercitava un totale controllo dell'economia attraverso il regolamento militare dello schiavismo lavorativo, lo sfruttamento industriale della servitù sessuale, il corporativismo di Stato. Ma era la KCIA, Korean Central Intelligence Agency, la polizia segreta sudcoreana, lo strumento più temibile nelle mani di Park. Simile nel nome alla CIA statunitense, essa aveva in realtà poteri più ampi, in quanto dipendeva direttamente dal presidente ed aveva un'autonomia illimitata che la poneva al di sopra di ogni altro potere costituzionale. Il compito di tale organismo era quello di controllare il territorio e tutte le attività politiche, il quale era svolto soprattutto nelle città, a causa del loro maggior peso intellettuale, ma anche nelle campagne, tradizionale serbatoio di voti del presidente.
Secondo alcuni oppositori, era questo il vero scopo del movimento Saimaul, nuovo villaggio, lanciato nei primissimi anni 70 e destinato ufficialmente allo sviluppo delle aree rurali grazie all'utilizzo in campo economico-commerciale della manovalanza inoperosa durante le stagioni agricole di inattività. Sospetti di infiltrazioni a parte, questo movimento che valorizzò la tradizionale solidarietà tra villaggi, migliorandone nello stesso tempo le condizioni di vita, fu una delle iniziative positive dell'era di Park Chung-hee, al di là delle reali intenzioni del presidente. Dopo lo Using crebbe l'opposizione e di conseguenza la repressione. Censure, torture, processi illegali ed esecuzioni sommarie furono all'ordine del giorno a prescindere da età, sesso, fascia sociale e credo religioso delle vittime, a tal punto che anche i cristiani, tradizionalmente legati alle alte sfere del paese, intrapresero una forte resistenza, levando accorate e ferme voci di protesta. La sola simpatia per idee ritenute sovversive poteva portare al patibolo, la tortura era considerata un mezzo normalissimo per estorcere verità e confessioni, esattamente come un secolo prima, con qualche nuova tecnica come l'utilizzo di corrente elettrica. Neppure le più alte cariche politiche erano al sicuro, il leader dell'opposizione Kim Dae-jung, fatto liberare sotto pressione statunitense, fu spinto fuori strada da un mezzo misterioso mentre viaggiava in auto, un'altra volta fu aggredito in un albergo di Tokyo, narcotizzato, rinchiuso in un baule e trasportato in patria, dove fu messo agli arresti domiciliari. Si disse che, aiutato sicuramente dalle autorità giapponesi, l'intenzione iniziale di Park fosse stata quella di far sparire una volta per tutte l'avversario politico, ma che all'ultimo, ad evitare il peggio, e forse anche una rivolta popolare, fosse arrivata una telefonata della Casa Bianca. I membri del Partito Democratico Popolare di Park, che avevano votato a favore della destituzione del ministro degli interni, protetto del presidente, scomparvero dalla vita politica e pare che qualcuno di essi sia stato oggetto di violenze e percosse. Come paravento di ogni critica, Park continuò a sbandierare ai cittadini la minaccia della Corea del Nord, diffondendo la psicosi della guerra, avvalorata dai dubbi tunnel trovati in quegli anni sotto Panmunjom, stando a Park costruiti dai nordcoreani, promulgando misure di emergenza come la tristemente nota numero 9, che prevedeva pene severissime, fino alla morte, per la semplice critica al regime. L'anticomunismo era insegnato come disciplina nelle scuole dell'obbligo, ove si insegnava, fra l'altro, che i comunisti erano rossi e con le corna, tant'è che Maurizio Riotto, autore di Storia della Corea, nel suo libro ricorda alcuni sudcoreani che gli raccontarono di esserne rimasti convinti di ciò fin quasi all'adolescenza. Non mancarono gli scandali finanziari, malgrado una certa storiografia benevola abbia tentato di preservare almeno l'integrità morale del dittatore. I sospetti di generose elargizioni ricevute da grossi gruppi industriali stranieri sono ancora una pesante ombra, mentre il cosiddetto caso Korea Gate suscitò all'estero un vastissimo eco. Si trattò di un'intricata vicenda di intimidazioni nei confronti dei coreani d'America e di tangenti pagate o da pagare a giornalisti, scienziati e perfino membri del Congresso USA in cambio di un atteggiamento morbido nelle relazioni con la Corea del Sud. E proprio gli Stati Uniti, imbarazzati dalla piega che gli eventi stavano assumendo a Seoul, cominciarono a prendere sempre più le distanze da Park, così gli incontri ai massimi livelli, che erano stati ben 5 dal 1961 al 1969, furono solo 2 dal 1969 al 1979. La crisi petrolifera e il protezionismo applicato dagli americani ai prodotti coreani rallentarono la crescita del paese, diminuendo ancora di più la popolarità del presidente. Il 15 agosto 1974 Park sfuggì a un attentato nel quale perse la vita Yoo Kyung-soo, sua moglie, inasprendo ancora di più il pugno di ferro del presidente. È in questo periodo che Park Chung-hee conobbe Choi Tae-min. Come molti altri dittatori, Park si fece ammaliare da teorie esoteriche, salvifiche e millenariste. Il Rasputin della situazione fu rivestito proprio da Choi Tae-min, ambiguo personaggio, ex poliziotto ed ex monaco buddista, che si era autonominato capo della setta religione della vita eterna, Yongsaengyo, un misto di elementi di cristianesimo, buddismo e del shaolinismo. Il santone, che affermava di possedere qualità paranormali e taumaturgiche, fu accolto nella vita della famiglia Park soprattutto per le insistenti preghiere della figlia primogenita, Park Jeong-nye, la quale aveva stretto uno stretto legame con Choi poco dopo l'attentato nel quale aveva perso la madre, nonostante l'opposizione di vari collaboratori del presidente, tra i quali Kim Jae-jeo, l'amico con cui si era diplomato nel 1946 nell'Accademia Militare di Corea.
Yoo Kyung-soo, nonostante il marito, è generalmente rispettata dai sudcoreani, tuttavia, in occasione delle elezioni presidenziali del 2017, Kim Jong-pil, l'uomo considerato la mente del colpo di Stato che portò al potere Park Chung-hee, affermò che lei e il marito litigavano di continuo e che la donna, lungi dal voler rappresentare sinceramente il suo paese nelle visite ufficiali, era solo malata di protagonismo. Nel 1975 sorsero profondi dissidi anche con Kim Jong-pil, l'uomo che anni dopo denuncerà la mania di protagonismo della defunta moglie di Park, considerato braccio destro del dittatore e suo possibile successore, che fu dunque rimosso da tali ruoli. Choi Ki-hwa prese il suo posto come delfino di Park. Nel 1976 il futuro presidente Kim Dae-jung e l'ex presidente Yoon Bo-seon furono condannati a 5 anni di carcere e il testimone dell'opposizione passò a Kim Yoon-sam, futuro presidente. Lo stesso anno Park nominò il compagno d'armi e contestatore della vicinanza del santone Choi Tae-min alla figlia del presidente, Kim Jae-jeo, capo della KCIA. Park venne rieletto, non che potesse andare altrimenti, dal Consiglio Nazionale per la Riunificazione da lui stesso nominato il 6 luglio del 1978, ma nel dicembre dello stesso anno il suo partito incassò una clamorosa sconfitta alle elezioni per il rinnovo del Parlamento. Sempre più solo e alle prese con una nuova crisi finanziaria, Park tentò di liberarsi dell'oppositore e futuro presidente Kim Yoon-sam, facendolo espellere dal Parlamento il 4 ottobre 1979. Fu un gesto inconsulto che provocò la sollevazione dei cittadini di Busan, base del politico perseguitato. La rivolta assunse una grande vastità e minacciò di estendersi anche ad altre città, così Park decretò lo stato d'assedio e ingaggiò un braccio di ferro con i suoi più stretti collaboratori sulle risoluzioni da prendere in merito alla gravissima situazione che si era venuta a creare. Pare che l'idea del presidente fosse quella di usare la violenza laddove l'amico e direttore della CIA Kim Jae-jeo sembrava più favorevole al compromesso. Il 26 ottobre del 1979 i due si incontrarono per un banchetto in una casa discretamente isolata che pare fosse usata dal dittatore per le sue avventure galanti. Si dice che proprio in quella serata avesse dovuto incontrare una studentessa e una cantante. Il presidente e il capo dei servizi segreti caddero in un'animata discussione che presto assunse toni accesissimi, finché a un certo punto Kim Jae-jeo estrasse la propria pistola e freddò l'ex amico. Finì così, dopo 18 anni l'era di Park Chung-hee, il capo dello Stato finì male come male aveva vissuto, portandosi dietro anche la Quarta Repubblica di Corea. Ancora oggi in Corea del Sud si dice che una certa marca di whisky sia particolarmente popolare e apprezzata perché era proprio quella che il dittatore stava bevendo poco prima di essere assassinato. Nel 1980, il suo predecessore, Yoon Bo-seon, che nel frattempo era stato scarcerato, si ritirò definitivamente dalla politica per dedicarsi alle attività culturali fino al giorno della sua morte, avvenuta il 18 luglio 1990. Park Chung-hee dopo il proprio assassinio lascerà il paese nelle mani del proprio delfino Choi Ki-hwa, in realtà fantoccio del generale Chun Do-wan, e la figlia in quelle del santone Choi Tae-min e della figlia di lui, la futura sciamana Choi Soon-sil.